Cari amici, oggi parliamo di programmi video per fare video e amici che fanno bei video. Oggi, il 5 novembre 2016, ci è parso giusto fare questo bel video. Cominciamo subito con un elaboratore video che si chiama Any Video Converter, che si scrive Any Video Converter, e per elaborare video è veramente una validissima soluzione. Qua si possono trascinare i file, vabbè, se vogliamo proprio farlo in maniera innovativa, trasciniamo questi file. Mettiamo i vari video, queste sono cose così, è un esempio che vi sto facendo. Piazzo tre video così, addirittura posso fare unione tra file, quindi li metterò tutti insieme e addirittura potrò sì tagliare anche qua tutto, se non che è interessante la situazione, per esempio, su Questo è l'albero quello, dell'uccello. vedete, varie Questo ispezioni scarto per video. acquisirlo con un po' d'acqua. Allora, io cosa faccio? Posso inserirci, per esempio, delle parole. Dudu. Poi vado sul testo. Posso decidere un po' come metterlo e poi Da dare con un cucchiaino la cucina quando aperta. applica, ok, e poi verrà così, quindi verrà, Questo è l'albero vedete qua c'è, dell'uccellino e un qua tiglio. su c'è Abbiamo preso l'uccellino. Difatti l'ho messo da quando è c'è lo successo il scritto che fatto. abbiamo Era messo. di Su Any Video Converter potete fare valide cose, quindi inserire testi, fare legare ispezioni video e alla fine potrete scegliere anche il formato nel quale andrete a mettere. Questo è MP4, un esempio, AVI, VMV, fa diversi formati e poi addirittura avremo anche la possibilità original o allargare il video, si può allargare un po', poi naturalmente dove andarlo a mettere, impostazioni, addirittura abbiamo impostazioni audio, impostazioni, varie impostazioni che si possono mettere. Ci sono varie lavorazioni con questo Any Video Converter, Any Video Converter. Poi abbiamo Macete Lite. Naturalmente di questi programmi è possibile anche scaricare una versione gratuita. Allora, qua andremo ad aprire Open in inglese, ma un po' bisogna saperne, e andremo a prendere un file e ce l'avremo qua. Questo file poi potremo ascoltarlo un attimo e, per esempio, in pausa o no, mettere la parte che vogliamo, iniziale qua e qua finale. Allora prenderà da questa parte e poi, mettendo qua salva, vedete, se insomma è in basso qui. Qua è un po' chiaro, si vede poco, comunque c'è la parte da salvare. Noi abbiamo preso una spezzone video e abbiamo questa parte da salvare, poi la salveremo. Cioè, questo era un esempio da fare, chiaramente. Arrivati dove volete, potete inserire. Allora andate su e qua c'è la possibilità, cosa inseriamo? Inserite. Sempre che naturalmente qua ci vuole un minimale di byte di potenza e se il video è un byte, un certo byte,
dà tutta questa possibilità di elaborare video e unirli. E questo Machete Light, c'è la versione anche gratuita. Abbiamo FreeMake Video Converter, FreeMake Video Converter, FreeMake Video Converter. FreeMake c'è la versione gratuita, la versione a pagamento avete anche il testo all'interno, per elaborare i video, per tagliarli e per assemblarli. FreeMake all'inizio mette naturalmente. Cosa succede? Mettiamo i video e noi li carichiamo su, metteremo un video, apriremo, metteremo il video che ci occorre, poi naturalmente aggiungeremo video, vari video e metteremo tutto quanto. Naturalmente cosa succede? Che quando metteremo sia all'inizio sia alla fine verrà naturalmente in questo caso lo dà la versione gratuita da 2 secondi iniziali e 2 secondi finali alla fine all'inizio del video che andiamo a montare, quindi tutto quanto il video con una piccola diciamo sponsorizzazione del FreeMake. Si vedrà FreeMake 2 secondi. E questo può piacere comunque a chi deve fare un minimo di cose e non dà fastidio con i 2 secondi. Io vi dico, allora, quando andrete a elaborare, qua si possono unire i file, vedete, on, off, on, off, come si dice all'estero. Qua l'elaborazione varia, si schiaccia e si elaborano. La versione a pagamento consente di Questo è mettere l'albero testi. dell'uccellino. La versione così non c'è il testo, comunque andremo a fare queste cose. Naturalmente, adesso perché era un esempio, naturalmente io dico sempre, quando andate a fare le cose, magari alla fine, un consiglio mio, poi naturalmente dovete vedere voi, allora il finale del video alla fine ve lo consiglio MP4, si mantiene il massimo della qualità. Però è di meno in mega, in megabyte, se no è enorme. Mentre invece quando andate a lavorare, ve lo consiglio di andarlo a lavorare in AVI, perché lo lavora bene, lo lavora con più facilità e mantiene qualità. Quindi andrete a lavorare, a elaborare il video in AVI e andrete al finale. Il tutto quanto montato, tutto MP4. Questo è il consiglio mio. Poi naturalmente avrete i vostri le vostre naturalmente le vostre modi di come meglio riuscite. Anche qua si monta, si fa. L'unica cosa ci vuole da quei 2 secondi per chi lo fa gratis, se no a pagamento. Abbiamo qui un formatino tascabile, io questo lo usavo anni fa, Free Video Joiner, ci vede poco, comunque noi andremo a mettere un video, no? Apri questo video, poi lo metterà in vari formati, quindi cambierà di formato, vabbè, adesso si vede poco, e comunque potrà elaborare. E questo è FreeVideo Joiner. E questo uno dice, ma però ecco, non dà la presentazione, non dà, converte solo il formato quello, gratuito, ma converte solo il formato, non ci sono presentazioni, niente. Però se dovete cambiare il formato, metterlo su un canale video, può servire, poi vi darà il canale video la presentazione. Questo serve se un canale video non accetta alcuni formati e c'è da modificare. Poi io vi presento un'altra bella cosina. C'è la possibilità, se appunto siete a corto di grafica, avete King Soft. King Soft è praticamente
praticamente ciò che la grafica può darvi gratuitamente. Voi gratuitamente scaricherete, farete e avete dei formati di grafica veramente eccezionali. Se avete un computer bellissimo così, però dite, oppure anche che sia bruttissimo, perché no, come ce l'avevo io finché non l'ho dovuto cambiare per forza. Il computer di 9 anni e mezzo, adesso è nuovo perché quello lì non ce la faceva più, era proprio, non è che andava ancora, non andava proprio più. Allora, anche che sia nuovo che sia, però se avete bisogno di software anche gratuiti, perché no, e siete a corto di grafica, siete a corto di disegno, grafica, disegno, scrittura, così, Kingsoft, il Kingsoft, questa possibilità, c'è questo sito, che vi dà ciò che vi può mancare. Andate su Kingsoft e avrete questi nuovi formati grafici. Adesso passiamo ai nostri amici che hanno i canali video, che con questi programmi o altri programmi che siano, comunque si impegnano veramente, fanno dei video che sanno farli anche in maniera professionale e ci mettono tanta buona volontà, li elaborano loro stessi e quindi vale la pena. Qua è una bella immagine di Varese, il comune di Varese, di là via Sacco, qua i giardini estensi. Continuiamo con i nostri canali dei nostri amici. Cari amici, da Gennaro Gelmini vediamo questi bei canali che meritano veramente una nozione su internet per le qualità di come vogliono pronunciarsi al pubblico, quindi le qualità di ciò che di bello offrono da vedere. Canali video, ecco, abbiamo YouTuber Mauri video attualità, fantastico, perché offre veramente il video attualità, offre veramente un qualcosa svariato, vario, offre una varia soluzioni di vedute, di situazioni. Quindi abbiamo, per esempio, situazioni sbarbate, benissimo, perché vanno bene per noi, perché così quando usciamo di casa siamo perfetti, benissimo. Allora si parte, come fare la barba con le lame giuste, benissimo. Poi situazioni, misteri vari, ma anche videocomici e situazioni della società e di ciò che si vuole comunicare alla società, come anche video tra amici. Vari video anche di luoghi abbandonati che siamo andati a vedere. YouTuber Mauri e Gennaro Gelmini, me medesimo. Tanto tanto bello, canale tanto tanto bello da iscriversi. E qua, voi qui vedete la freccetta, qui ci si iscrive. Benissimo, questo è YouTuber Mauri, video attualità, su questa mia prima recensione di Gennaro Gelmini, che finalmente Gennaro Gelmini si muove a fare queste recensioni video, finalmente si è mosso. Andiamo a vedere Alessandro Natalini, YouTuber Alessandro Natalini. Meritevole, perché va a fare bellissime passeggiate anche lui nei boschi, quindi tutto da vedere, e anche situazioni, bei video di varie cose che fa vedere, dai videogiochi
ha varie storie, vari racconti, varie storie. Quindi interessante. E soprattutto per i giri anche che fa, anche nei boschi, così a far vedere le belle cose. Benissimo. E questo è YouTuber Natalini. Descrizione, bellissimo. Naturalmente non è che dobbiamo dire a quanti canali mi iscrivo. Se è un bel canale ci si iscrive. Abbiamo il Bischeraccio, il complottista. Altro nostro bel canale, nostro nel senso gli amici sono amici, certo. L'importante cosa c'è nella vita? Nella vita c'è l'amore e c'è l'amicizia. Due cose separate e due cose che però portano avanti. Perché non è che si vive solo di aria fritta, come purtroppo ci farebbero vivere, no? Si vive anche l'amicizia. Ecco qua, un bel canale. Abbiamo vari discorsi, varie situazioni, dalla barba a giri nei boschi, a piccole scene di vita quotidiana, a piccoli pranzetti anche così, o anche come sistemare la bicicletta, come sistemare il computer, cosa è successo, cosa... varie cose belle, qualche videogioco, così, benissimo. E anche Malachite, nel senso musica, quindi trovate anche un bel gruppo musicale che si chiama Malachite e potrete ascoltare le canzoni di Malachite, e quindi è una cosa bellissima. E questo è il canale Bischeraccio Completista. Iscriversi volendo, naturalmente, ognuno è libero di fare ciò che vuole, non è che dico per forza. È un bel canale, non abbiamo che dobbiamo avere un numero per forza minimo di iscrizione. Possiamo iscriverci tranquillamente, iscriviamoci a questi bei canali. Quindi abbiamo anche Telefalco con bei video. Bei video di Telefalco e i video, questo bel canale, con video che siano passeggiati sul mare, questo, o alle Maldive, o anche lui giri bellissimi, giri che si possono fare, come anche videogiochi, come anche varie situazioni belle di cose da far vedere. Così, benissimo. E sono vari video belli. Anche qui ci si può iscrivere ed è un bellissimo canale. Andiamo avanti. Kiss Kiss My Cup. Ecco il canale. E anche qui abbiamo vari video, soprattutto particolarmente su ciò che è il trucco per donna. Allora, quindi avevamo YouTuber Mauri con le sbarbate, come con vari video. Abbiamo Kiss Kiss My Cup col trucco per donna, benissimo, fantastico. O che sia anche trucco per Halloween, come anche così ci sono varie situazioni che poi il trucco lo può usare anche un uomo. E tante belle cosine. Qua vediamo con la cagnolina, qui. E poi cagnolino Italia, benissimo. E vari video, che sia sul trucco come che sia passeggiate interessanti. Buone cose. Soprattutto comunque molti video su trucco per donna, che può essere molto interessante per le donne, o in ambito di festa, di festività, anche per gli uomini.
iscrivetevi. Se continuiamo la recensione video con Stefano Urbez Urbana, che ci fa vedere i luoghi abbandonati, fin dentro i luoghi abbandonati. Interessante per rivedere e riprendere la nostra storia, le nostre radici. Poi abbiamo Sunny Flower, Oltre il cancello. Un interessante canale di ciò che si parla e che può interessare della società. E ancora, Io sono anonimo. Io sono anonimo è un canale che parla appunto della società e risvolti dietro la società. Risvolti dietro la società. Ciò che c'è dietro. Abbiamo Alessandro Covato. Covato appunto vlog, situazioni con gli amici, giri con gli amici, attualità, tutorial, esplorazioni e tanto altro, anche sul tessuto sociale, varie situazioni. E questi sono bei video e questo è un bel canale a cui potete iscrivervi. Ed è un canale di valore, come chi appunto vuole presentare ciò che della società al mondo. Benissimo, i nostri canali aperti. Alain Lazzaro, che presenta video. Alain è della Francia, ha vissuto in Italia e quindi presenta video sul tessuto sociale molto taglienti, diciamo, e su ciò che è la differenza magari Italia-Francia, quindi sul tessuto sociale italiano-francese e varie cose proprio di contenuto sociale molto 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 importanti. E questo è Alain Lazzaro, iscrivetevi. Bandit XP, con numerosi video, adesso sistemerà il canale dandoci modo di presentarci novità, e vari video che andavano da videogiochi ma anche a situazioni di internet, informatica, come portare avanti l'informatica, anche a situazioni sul sociale, ma a livello proprio di sociale, per intesa diretta tra persone. Quindi molto molto carino, un bel canale, e anche qui ci si può iscrivere. Bandit XP. E questo è Bandit. Questo è The Mystery Box, un bel canale sui misteri. Questo canale ve lo consiglio se, per esempio, mettiamo, state scrivendo qualcosa, state facendo qualcosa e siete lì che volete un po' intanto saperne di più di misteri. Benissimo, fate partire un video e conoscerete vari misteri proprio soprattutto in maniera soprattutto raccontati. Quindi avrete soprattutto il racconto dei misteri, un po' come leggere un libro, in una maniera però nuova,
proprio in maniera video. E quindi The Mystery Box vi racconterà, vi metterà in atto, metterà in pratica proprio questo sapere, questo conoscere, come se fosse un libro, e potete seguire la storia proprio ben sistemata di ciò che è un mistero di qualche luogo che vi interessa. The Mystery Box. Iscriversi, volendo, siete liberi, però siccome non abbiamo, che dobbiamo iscriversi un massimo di canali, ci si può iscrivere, perché sono canali che valgono, non contate il numero di visualizzazioni, contate il valore dei canali, perché è così, bisogna contare il valore, Massimiliano Preciso, abbiamo vari video anche da Catania, come vari video di natura e come vari video su quello che è l'informatica, proprio sull'aspetto software dell'informatica, e vari video appunto di turistici e come anche discorsi sul sociale. E ultimamente ho visto, abbiamo addirittura due video Parma-Milano, quindi abbiamo anche queste uscite, e quindi abbiamo anche il sud d'Italia e il nord d'Italia, video interessanti, perché proprio si vedono tante cose che possono assolutamente interessare. Abbiamo pure video appunto sul sociale, e guarda caso anche video poi che compare Gennaro Gelmini, ma non solo, anche video di tutto ciò che può interessarvi come aspetto sia sociale, sia turistico e sia di informatica, che siccome per vedere internet bisogna conoscerne un po' di informatica, prima o poi c'è sempre da saperne. Allora, chi tratta di informatica, noi o ci interessiamo o non ci interessiamo, ci deve interessare per forza per poter far funzionare bene il nostro computer, altrimenti che ci stiamo a fare qua? Quindi questo è un canale che può interessare. Iscriversi, volendo, potendo. E passiamo. Anna Rinaldi, beh, mia madre, potevo non elencarla, certamente, e vale perché non solo perché mia madre, considerate un po' tutte le nostre mamme, no? Le nostre mamme sono un po' tutto per noi, e questa è la mamma che si mette a fare video, quindi non è da tutte le mamme, non è da tutte le mamme fare video. Anna Rinaldi, lei si lancia su YouTube quando può, si lancia sui canali video quando può, e benissimo, e questo ci si può iscrivere. Ha aumentato anche gli iscritti un pochino e sta pubblicando vari video anche nuovi, c'è qualche novità, c'è qualche bella novità. E naturalmente ci sono io. Per ora, adesso siamo al 5 novembre, qua abbiamo 5 novembre alle 15:51, però comunque 144 iscritti, mi dicevano in un commento, dai che arrivi a 145, sì, ma anche 150, ma non è solo importante quello, però è bello quando ci vedono semplicemente per l'aspetto sociale che vogliamo comunicare, le cose importanti che vogliamo comunicare. Abbiamo vari video, saprete benissimo, mi conoscete, quindi Dani Biru, per forza di cose, ha video sul sociale, ha video ultimamente benissimo con YouTuber Mauri, siamo andati in posti abbandonati, come in posti misteriosi, come in posti turistici, benissimo. E quindi si parte anche qui sul sociale, perché il tessuto sociale è interessantissimo,
e si va a gravitare su quello che sono anche i cambiamenti climatici, e perché chiaramente fa parte comunque del nostro vivere, e quindi è ciò che occorre. Non tutto ciò che si dice, si fa, è tutto. Allora, chiaramente noi diamo una mano a far scoprire e riscoprire ciò che potrebbe essere nascosto. Potrebbe, nel senso, si dice, per ogni argomento potrebbe. Poi sappiamo quante cose ci sono nascoste. Allora, bene. Allora, quando va così, benissimo. Allora abbiamo la possibilità di far riscoprire su internet, se ci manca un'apertura nella TV, abbiamo internet per far scoprire tante buone cose. Mi raccomando, seguiteci sempre, vi attendiamo numerosi e arrivederci alla prossima, a presto. Qua sono gli amici, le persone che hanno veramente una certa valenza per dire mi iscrivo. Certo, non potevo fare una cosa totale, completa, di tanti che siamo, benissimo, poi mano a mano li elencheremo. Però mi pare di aver fatto ciò che era giusto che facessi, questa recensione che era veramente doverosa, occorreva farla. Benissimo. Ciao cari amici, oggi è il 5 novembre 2016, sono le 15:54, arrivederci.